calmi. Sì, sì, prima. Mamma mia, stamattina. Che cattiveria che avete. Ma lei gli ha rubato l'osso. Mi raccomando, stasera vi aspetto. Allora vi aspetto stasera. Io e queste pollastrelle, la vedete? Guardate, guardate. Vi aspetto stasera su Rete 4 nella trasmissione di Mario Giordano, che si chiama Fuori dal coro, alle 21, credo, è il suo orario. Dirò, il mio intervento è come si sente un imprenditore oggi, quindi non è politico, non, niente di tutto ciò. Cioè, racconto esattamente basta come un imprenditore sta vivendo questo tragico momento. Quindi vi aspetto, mi raccomando, stasera. E magari vi do anche delle risposte che ancora non vi ho dato. Fuori dal coro. A dopo. Guardate, a parte che c'è un freddo, ma guardate che bello. Cioè, forse così è un po'. Guardate il vento che c'è. È un po'. Io vedere i fiori che sbocciano in questa situazione, questa tragedia enorme, mi emoziona. Non so perché. È come se. Boh, un segno di speranza. Andrà tutto bene, ci dicono, perché l'Italia e l'Europa sono forti e robuste. Il governo ha già stanziato 25 miliardi di euro, la BCE ha annunciato prestiti per 750 miliardi e la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha messo in pausa il patto di stabilità, vuol dire mano libera ai governi per nuove finanziarie. Eppure non tutti ci credono. Elisabetta Franchi è una stilista di successo. La sua è un'impresa da 120 milioni di fatturato. Fino ad oggi. Dicono che andrà tutto bene. Lei cosa ne pensa? Non andrà tutto bene. Settore moda non ha ricevuto nulla. Questa azienda ne servivano 320, nel 2020 320 dipendenti non mi serviranno più. E quindi tutto questo scatenerà una grandissima disoccupazione nel paese. Il decreto salva Italia, però andate a pagare le tasse entro venerdì. Tu costringi un imprenditore a tirare fuori dei soldi che non ha in 4 giorni, quindi parliamo della settimana scorsa, questo è già gravissimo. Hanno stanziato in questo decreto 1 miliardo per la cassa integrazione. Ne servono 25, mi dica, secondo lei c'è la corsa che arriva prima. Roberto Schiattarella è uno studioso di politica economica di grande esperienza. Che tipo di crisi ci dobbiamo aspettare, economica? Beh, la crisi che abbiamo davanti è una crisi che è contemporaneamente di domanda e di offerta. Nel senso che avremo un apparato produttivo che si ferma e quindi e non sappiamo per quanto tempo e quindi non produrrà. Nello stesso tempo avremo disoccupazione o diciamo situazioni simili alla disoccupazione che ovviamente andranno sostenute con un sostegno alla domanda. Quindi abbiamo una crisi che è contemporaneamente di domanda e offerta. Credo che sia la prima volta nel dopoguerra. Ma il governo è intervenuto, ha stanziato già 25 miliardi, la BCE ha annunciato prestiti per 750 miliardi. E la Presidente della Commissione Europea ha detto che possiamo lasciar perdere al momento il patto di stabilità. Sono misure che dovrebbero garantire una ripresa, no? No, non ci sono le condizioni, ci sono molte perplessità su questo tipo di manovra, prima di tutto sul piano quantitativo. L'aumento del debito sarà probabilmente così consistente da rendere molto difficile la permanenza dell'Italia all'interno del sistema europeo una volta che il debito si è accumulato, questo debito si accumula col precedente.
Che vuol dire che finita la crisi noi torniamo peggio di prima? Vuol dire che finita la crisi l'Italia si troverà con un problema di debito difficilmente governabile date le attuali regole. Allora. La guerra continua, maledetto virus. Non siete soli. Noi siamo orgogliosi, ce la faremo perché siamo forti. Dobbiamo vincere questa guerra e noi ce la faremo perché noi siamo Italia. Italia. Mario Italia, Giordano conduce Italia. Fuori dal coro. Ma perché? Mercoledì 21:25, Rete 4. Allora, l'elastico. Ecco. Allora, vi aspetto tra, che ore sono? Le 8, fra un'ora e mezza, 21:30, su Rete 4, sarò in diretta e porterò la testimonianza di un imprenditore e di come ci sentiamo noi, da questa parte ovviamente, ad essere al timone di una macchina che ha inchiodato in autostrada e l'airbag non si è aperto. E quindi un po' le sensazioni di essere umani, perché noi imprenditori siamo esseri umani. Proverò di raccontarvelo. A dopo. Bye bye. Non è che vi state addormentando, sto arrivando. È come essere sulla ghigliottina, cioè per ultimo proprio mi tengono, a 3 ore di calvario. Comunque ho un po' di cose da dire, ma magari in mezzo all'emozione mi incasino e non ne dico nessuna. Sherry che cammina tranquillamente, sto arrivando. Potevo essere prima così, ero già a letto tranquilla. Vabbè, a dopo. E adesso si trova in questa situazione così difficile. E allora oggi mi diceva al telefono: mi sento come su una nave che viene mitragliata. E questa è la sua sensazione? Comunque, lasciato solo da un decreto che non dà grande fiducia in questo momento. Cioè, mi sono confrontata con un altro imprenditore, più piccoli e più grandi di me. La sensazione è proprio di essere completamente abbandonati, ma non voglio far politica, non appartengo a nessuna bandiera. È proprio la sensazione dell'imprenditore che è lì tutti i giorni a cercare di veramente di portare a casa il massimo risultato, di salvare la propria azienda, dove mi rendo conto che purtroppo c'è una grande... Io spesso vengo chiamata dai miei dipendenti e mi dicono: signora Franchi, lei ce la fa, è una di noi, è partita davvero, ha costruito un mattone dopo mattone, questa è una guerra come tante altre. Io non so come sono, parlo per me, una macchina bellissima che sfrecciava ai 250 all'ora in autostrada, ho dovuto frenare improvvisamente, inchiodare, non so, usiamo qualsiasi termine.
io, così facciamo una bella chiacchierata per appena sarà superata questa. Oggi con Pegliano il mio bambino, guardate come sono vestita, una straccione. Dai bambine, dai dai dai. Mamma, quella tarantola, io ho già paura, Leone. Cioè, mamma mia. Mamma. Non sono arrivati tutti i regali, purtroppo. Oh. Mamma, che schifo. Mamma mia. Mandato. Allora, se lo fai arrivare dalle mie parti, io ti ripudio come figlio, sappilo. Sappilo. Leone. Avete fatto gli auguri a Leone, voi? Avete fatto gli auguri a Leone? Voi tre? Sì o no? Sale pile. Dio che schifo quel ragno. Betty, c'è un ragno. C'è un ragno, scappiamo. C'è un ragno. Allora, Cremonini ha pubblicato un video che da lui nevica, lui vive sui colli e quindi in realtà rispetto a dove siamo noi cos'è? 500 metri sopra? Sì. Cioè bastano 500 metri per trasformare quest'acqua in neve. Pazzesco, veramente pazzesco. Che spettacolo. Dai bambine, fatemi passare. Ha pubblicato un video adesso che nevica. Mamma, guarda! Sentite i Queen. Che pesto.
volevo fare gli auguri a Cristian Vieri, Sherry e Costanza, che oggi hanno avuto il loro secondo bambino. E vabbè, diciamo che non è proprio il momento più ideale per partorire, però quando loro, bambine, quando loro decidono di venire alla luce, di certo non lo decidiamo noi. Quindi Cristian, tieni botta. Deve essere, non lo so come deve essere, mi dicono che non si può neanche andare all'ospedale ad assistere a tua moglie, non lo so, però non deve essere un bel periodo per andare a partorire un bambino, purtroppo con tutti questi malati che sono dentro gli ospedali, che hanno la priorità su tutto. Le due vipere e poi laggiù, aspetta, eccola, la Lalla, poi in una scatola preziosa, dopo ve lo faccio vedere, in una scatola di legno custodisco le ceneri di Leone, quel cagnone che vi ho pubblicato oggi, che l'ho cremato, e ho le sue ceneri qui nella mia camera ed sono là, laggiù. E guai a chi me le tocca. Si risaluta. Ciao. Anche tu, Betty, saluta. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ecco, vedete? Queste qua, questa scatola, qui dentro ci sono, c'è il mio cagnone, quello che vi ho pubblicato oggi. È qua dentro. Ciao, Leone. Ciao. Grazie. Tanti auguri a te. Non può soffiare, se soffia. È vero, non soffiare. Non soffiare. Fai così. Che schifo, sta parlando. Tanti auguri a te, Leone. A te, Leone, mamma, siamo già nel ramo della miseria. Auguri, amore. Cielo sopra noi, che restiamo.